Abbiamo insieme al segretario del Partito Romano, il presidente del partito, sono venuti anche Italia Nostra e alcuni consiglieri comunali. Abbiamo aperto uno striscione qui in Piazza del Campidoglio con lo slogan "No al cemento elettorale di Alemanno". E poi simbolicamente abbiamo dato questa cofana al sindaco di Roma come primo premio, perché dopo 5 anni che sull'urbanistica non ha sfornato un progetto di riordino della città, di sviluppo sostenibile, le ultime settimane vuole lasciare questo regalo ai romani dopo tutti i danni che ha fatto, anche questa colata di cemento. Quindi noi sia nel metodo che nel merito siamo contrari e presideremo il Campidoglio perché ciò non avvenga. C'era Nico Simoniello del 19° municipio, c'era Erika Battaglia del 10° municipio, insomma ne sono passati altri, insomma la cosa importante è che c'erano anche le rappresentanze del Partito Romano, insomma, che condividono questa nostra scelta e questa nostra battaglia. Hanno testimoniato, è stato un incontro simbolico, molto ben riuscito, e poi Atos De Luca ha portato una cazzuola al sindaco Alemanno, visto che è il grande cementificatore di Roma. Più di 10 e meno di 100, quindi secondo la questura 3 o 4 che passavano casualmente di là.